Pavia, l'ex contabile di ASM Antoniazzi, interrogato dai magistrati, avrebbe riferito che il suo unico interlocutore era l'ex presidente Chirichelli. Discarica cemento amianto a Ferrera Erbognone, parla in esclusiva all'imprenditore Allevi, il nostro è un progetto sicuro. Situazione critica a Borgo Priolo dopo le piogge e gli allagamenti degli scorsi giorni, sopralluogo di Provincia e Protezione Civile, tra poco il nostro reportage. Pavia, l'uomo accusato di aver travolto in auto la consigliera PD Elena Madama e che comparirà martedì davanti al GUP, rinuncerà al rito abbreviato. Gli autori del quotidiano online Lercio, che hanno rivoluzionato la satira trasformando la bufala in genere letterario, hanno fatto tappa a Pavia. Pavia Calcio parla ai nostri microfoni il capitano Davide Facchin, massima concentrazione, guai a sottovalutare la Giana Erminio. Buonasera, bentornati a Pavia Italia. Caso ASM in primo piano, nelle scorse ore un importante interrogatorio, ci racconta tutto Luca Pattarini. È sceso dal cellulare della polizia penitenziaria per entrare da una porta laterale del tribunale. Pietro Antoniazzi, l'ex contabile figura chiave del caso ASM Pavia, è arrivato puntuale all'appuntamento con i magistrati Mario Venditti e Paolo Mazza, titolari dell'indagine, sulla sparizione di quasi 2 milioni di euro dalle casse della società di Via Donegani. Antoniazzi è stato interrogato con lo strumento dell'incidente probatorio che permette di cristallizzare le dichiarazioni degli imputati in vista di un eventuale processo. Assieme a lui questa mattina si è presentato anche Claudio Tedesi, l'ex direttore generale di ASM, l'unico dei quattro indagati ai domiciliari. I magistrati hanno voluto fare chiarezza sul meccanismo con cui i soldi sono stati sottratti dalle casse di ASM e dirottati su un conto piacentino intestato da Antoniazzi e da una società a lui riconducibile. All'interrogatorio erano presenti anche gli avvocati difensori degli altri indagati che hanno sottoposto l'ex contabile a un controesame. Antoniazzi ha confermato che il suo unico interlocutore era l'ex presidente di ASM, Giampaolo Chirichelli, e che quasi tutte le firme sugli assegni, tranne una, erano dello stesso Chirichelli, al quale il contabile avrebbe versato 450.000 euro in contanti ed in nero. Antoniazzi ha infine indicato Luca Filippi come unico beneficiario dei 9 bonifici del comune di Pavia. Ancora non si sa che fine abbiano fatto i soldi scomparsi, dato che i finanzieri non avevano trovato quasi più nulla sui conti piacentini. L'ipotesi più accreditata è che il denaro possa essere stato trasferito in Svizzera. Il progetto di scarica a cemento amianto a Ferrera Erbognone, se ne è parlato tanto in questi anni nel nostro territorio, anche negli ultimi giorni, vi ricorderete, un consiglio comunale aperto proprio a Ferrera. Ai nostri microfoni parla l'imprenditore che sta seguendo il progetto, Giovanni Allevi, parole molto importanti in questa intervista. Diceva, in questi 35 anni di attività, perché non siete nati ieri, non ci sono mai stati problemi appunto di impatto ambientale, mai insomma anche segnalazioni, controversie? Ma allora, ci sono stati evidentemente nel corso di 35 anni delle segnalazioni, però del tutto marginali. Diciamo, dal punto di vista ambientale, quindi parliamo di inquinamento, assolutamente mi ritengo immune da denunce o cose del genere. È un'attività che ormai è sperimentata, ha una sua validità, è stata accettata dagli agricoltori e quindi non mi sento di mi assolvo da solo, ecco, questo sì. E proprio in questi giorni si è tenuto anche un consiglio comunale a Ferrera Erbognone. Il sindaco Scalabrin ha detto, preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, noi cercheremo di contrastare questo progetto della discarica cemento amianto. Lei come reagisce quando legge, quando sente queste cose, queste parole? I sentimenti sono sempre contrastanti, anche perché tutto sommato devo dire che hanno fatto tutto loro, nel senso che l'iniziativa è nata in un consesso di sindaci con un voto unanime. Ci sono anche i verbali che parlano chiaro. Poi strada facendo, forse perché ci sono cambiati i personaggi, perché poi il tempo è passato, perché si sono accorti di non so che cosa, diciamo questo fronte unanime e coeso si è andato un po' a perdere nel corso degli anni. Siamo partiti, mi sono informato, ci ho creduto, anche perché comunque ricordiamoci che il problema
sono le lastre di Ethernet che sono presenti sui tetti. Bisogna proprio tranquillizzare le persone e dare un'informazione corretta. Mi sento di ribadire con forza che l'unico sistema per eliminare il problema dell'Ethernet è quello di metterlo sottoterra. D'altra parte l'amianto è un minerale, viene da sottoterra e lì deve ritornare. Se andiamo a analizzare il bilancio del pericolo, dei rischi, io direi che forse è la cosa più tranquilla del mondo. Stiamo parlando di Ethernet, che vengono tolti dai tetti, inertizzati, vengono confezionati in bancali, tutto questo sotto controllo di ARP, di ASL, già confezionato, viene allocato sottoterra. E tra poco vedrete la seconda parte di questa importante intervista all'imprenditore Giovanni Allevi. C'è una brutta notizia per lo sport del nostro territorio. 10 giornate di squalifica, brutta notizia perché brutta è la vicenda, 10 giornate di squalifica per insulti razzisti nei confronti di un giocatore straniero. È la decisione del giudice sportivo nei confronti di un calciatore che milita nell'Olympic Cilavegna. E, seduto in panchina domenica nel corso della sfida esterna sul campo della Lagna, parliamo della terza categoria, girone A, una sanzione severa trattandosi di insulti razzisti. Nel corso della partita il calciatore della Lagna è stato ripetutamente insultato e nella ripresa avrebbe prima cercato di aggredire proprio il giocatore del Cilavegna seduto in panchina, poi ha spintonato l'arbitro. Il direttore di gara ha sospeso la partita, sono scattati provvedimenti disciplinari contro il giocatore protagonista degli insulti razzisti del Cilavegna, 10 giornate, contro il giocatore della Lagna fuori fino a fine aprile, appunto, la decisione per gli insulti all'arbitro, mentre la partita dovrà essere ripetuta. Quindi per questi insulti razzisti dalla panchina di Cilavegna questo giocatore è stato squalificato per 10 giornate. Con Ermanno Bidone adesso andiamo a Borgo Priolo, quindi ci trasferiamo in Oltrepò. Dopo gli allagamenti degli scorsi giorni la situazione è critica e guardate questo reportage. Continua a preoccupare la frana che minaccia la frazione Ghiaie dei Risi di Borgo Priolo e mentre la famiglia, che la scorsa settimana aveva lasciato la propria abitazione su consiglio del sindaco per timore di nuovi smottamenti, non è ancora rientrata, giovedì i tecnici della provincia di Pavia con la protezione civile, la comunità montana e il comune sono stati sul posto per un sopralluogo e per aggiornare la richiesta di aiuti a Regione Lombardia per la messa in sicurezza del versante. Questa qua è la frazione Ghiaie dei Risi. E ci troviamo alle spalle, vediamo la casa di una famiglia dove la settimana scorsa ho dovuto consigliare di allontanarsi. Vedendo le previsioni del tempo, l'allerta della Regione Lombardia, mi sono subito preoccupato di questa frazione perché nel versante di rimpetto c'è un movimento franoso già da qualche tempo, è già da un paio d'anni che lo stiamo tenendo sotto controllo e vedendo le previsioni mi sono preoccupato perché questa famiglia che ha dei figli, abitano proprio qua sotto, li ho convocati e assieme alla Protezione Civile, della quale ringrazio per il loro intervento e il supporto che mi hanno dato, abbiamo dovuto insomma consigliare loro di spostarsi, sono andati da dei loro amici per qualche giorno. Un problema, quello del dissesto diffuso in tutto il territorio dell'Oltrepò, ma che in alcuni casi, come questo, preoccupa ancora di più perché a farne le spese potrebbero essere abitazioni o intere frazioni. L'Oltrepò è in continuo movimento, sono zone dove il dissesto idrogeologico è fortemente marcato. Questo movimento è da anni qua in questa zona che si è manifestato. Gli ultimi anni dove gli eventi atmosferici, il maltempo, adesso non piove più normalmente ma arrivano dei nubifragi, ha rimesso in moto tutto il movimento della terra. I comuni hanno le mani legate, ha sottolineato il sindaco, che poi ha auspicato un intervento risolutivo per mettere in sicurezza le abitazioni. Purtroppo fondi nostri propri non ne abbiamo. Oltre alla problematica dei soldi, io segnalo anche la problematica, cioè è complicato fare tutto, cioè una serie di la burocrazia ci sta soffocando, cioè hai un problema, segnali una frana, ok, fai la tua scheda, tempi tecnici, si cerca di... In realtà è molto più complicato, i piccoli comuni sono in difficoltà, ecco, questo sta alla base di tutto.
Un treno fermato a Vigevano per atti vandalici. È accaduto nelle scorse ore, il convoglio era partito da Mortara. Il capotreno si sarebbe accorto del pericolo e ha fermato la corsa a Vigevano chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Il convoglio si è fermato sul primo binario della stazione di Vigevano ed è rimasto bloccato. I viaggiatori hanno immediatamente commentato l'accaduto sui social, mentre Trenord comunicava su Twitter che il treno diretto a Milano ha terminato la corsa a Vigevano per un intervento delle forze e dell'ordine, pare appunto per atti vandalici. Torniamo a Ferrera Erbognone, il progetto di scarica a cemento amianto in questi anni ha fatto tanto discutere, tante le manifestazioni di protesta e si è parlato anche recentemente di questo in un consiglio comunale aperto. Ebbene, ai nostri microfoni ha parlato l'imprenditore che sta seguendo questo progetto, Giovanni Allevi, e torniamo a sentire le sue importanti parole. Lei si è mai confrontato con questi comitati, ha mai partecipato a qualcuna di queste riunioni, insomma, ha mai avuto modo di parlare faccia a faccia con chi si oppone a questo progetto? Se si parla di un dibattito civile e da persone educate, problemi non ne ho mai avuti con nessuno, anzi, guardi, proprio l'altra sera siamo andati a un convegno di Lega Ambiente sui fanghi, eccetera, e uscendo sono stato avvicinato da due ragazzi che probabilmente fanno parte anche dei comitati, volevano sapere, chiedere, erano abbastanza rigidi sulle loro posizioni, però alla fine io penso che parlando, spiegando le cose possono essere chiarite, se si vuol capire le cose possono essere chiarite. Poi il fatto di andare a parlare a quei comitati o meno non è neanche il mio ruolo, insomma, quindi direi che io faccio l'imprenditore. Forse altri avrebbero dovuto farlo e quindi cercare di capire a fondo il problema. Comunque ribadisco, l'Eternit l'abbiamo, lo stiamo respirando. Se vogliamo risolvere il problema dobbiamo fare qualcosa. Questo qualcosa è locarlo del sottosuolo. Perché quello che mi lascia molto perplesso è che qui parlano tutti, però nessuno fa niente. Quindi l'unica iniziativa valida che sto vedendo sul territorio, guarda caso, è la nostra. Senta, ma ripensando a tutto questo iter, no, travagliato di questi anni, si è mai guardato allo specchio dicendosi ma chi me l'ha fatta fare? Cioè, c'è mai stato un momento in cui si è pentito e ha avuto la tentazione di mandare all'aria tutto? Assolutamente sì, ma più volte. Il problema è che io sono la testa un po' dura, no? Quindi se uno vuol farmi fare qualcosa mi deve dire di non farla, quando poi mi aveva detto prima di farla, e mi fermo lì. Se devo parlare solo della discarica, perché mi devo occupare di questo, posso dire che come iniziativa assolutamente mi sento di escludere qualsiasi rischio di diffusione di fibre sul territorio. Per quello che riguarda, ripeto, l'attività nostra di ACTA, io direi che avremo un beneficio rispetto al pericolo che gli Eternit danno ancora sparsi sui nostri tetti. Anzi, dovrei essere io a fare il comitato contro quelli che hanno ancora le lastre di Eternit e magari vanno a fare la manifestazione, perché forse non si rendono conto del pericolo che ci stanno facendo correre. L'intervista integrale a Giovanni Allevi, l'imprenditore Giovanni Allevi, su questo importante tema andrà in onda domani sera alle 21.15 su Telepavia all'interno dello speciale Grand'Angolo. Torniamo a Pavia e torniamo a occuparci della vicenda Elena Madama, ve lo ricorderete, la consigliera comunale del PD travolta da un'auto oltre un anno fa. L'uomo accusato di averla travolta martedì prossimo comparirà davanti al GUP. Comparirà davanti a un giudice del Tribunale di Pavia l'8 marzo prossimo Radion Suvac, il 27enne di origine moldava, accusato di essere l'investitore di Elena Madama. Il giovane era stato arrestato nel maggio scorso e da allora si trova in carcere. Il legale di Suvac, l'avvocato Pierpaolo Scevola Ruscellotti, ha annunciato però di non voler chiedere il rito abbreviato. Se il 27enne dovesse venire rinviato a giudizio, si aprirebbe dunque un processo con rito ordinario, senza sconti di pena per l'imputato. La tesi della difesa è che Suvac, quella drammatica sera del novembre di 2 anni fa, non
fosse la guida dell'auto rubata che investì e trascinò Elena per centinaia di metri in Strada Nuova. I due uomini a bordo della macchina erano poi fuggiti a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Diversi mesi dopo, gli agenti della squadra mobile erano risaliti a Suva, che l'avevano arrestato. Il ragazzo ora dovrà presentarsi in tribunale. Le accuse contro di lui sono di tentato omicidio, rapina e ricettazione. Intanto continuano le indagini della polizia per risalire al secondo uomo che quella sera era a bordo dell'auto che ha investito Elena. Una buona notizia sul fronte infortuni sul posto di lavoro nel nostro territorio. Mario Fortunato. Un calo del 20% degli infortuni sul lavoro in provincia di Pavia negli ultimi 4 anni e un meno 15% se si considera la sola sfera femminile. È il dato che emerge da uno studio condotto da ANMIL, associazione che da oltre 70 anni si occupa delle vittime e dei loro familiari. L'indagine, ribattezzata Il Vecchio e il Nuovo, si è concentrata in modo particolare sulla figura della donna nel mondo del lavoro negli ultimi 50 anni. Noi abbiamo potuto vedere che negli anni, nel cinquantennio, preso in esame praticamente l'occupazione della donna, che prima era prevalentemente in agricoltura, è passata ad essere occupata nel terziario in particolare, superando addirittura l'occupazione maschile. Nello stesso modo è stato esaminato quello che è stata l'evoluzione degli infortuni sul lavoro. Rilevante anche il punto di vista fornito dai sindacati. Lo sportello lavoro della CISL ha spiegato, il segretario provinciale Maga ha esaminato circa 1700 persone, la maggior parte delle quali, il 60%, di sesso maschile. Questo non vuol dire che le donne siano meno disoccupate degli uomini, ma secondo me ci sta dietro, stante la difficoltà di avere servizi nello Stato e in provincia di Pavia come altrove, la scelta a volte, piuttosto che un lavoro di spostamento o mal pagato o approssimativo, di ripiegare sulla famiglia e quindi, diciamo, dal nostro punto di vista un arretramento e non un miglioramento della condizione della donna, anche se complessivamente non si può negare che le condizioni complessive delle donne lavoratrici siano vistosamente migliorate. Analisi della situazione attuale, ma anche attenzione al futuro. I sindacati sono al lavoro per costruire un tavolo unitario in tema di prevenzione e di tutela di chi ha già subito danni permanenti. Perciò gli organi preposti continuano a fare i controlli, aumentino le percentuali di controlli, che dal nostro punto di vista è ancora bassa, per far sì che ci sia sempre più prevenzione e per evitare i infortuni gravi, che purtroppo ce ne sono ancora tanti, anche se il trend dice che gli infortuni diminuiscono, però aumentano le morti sul lavoro, di conseguenza non è un dato che ci piace tanto e noi vorremmo proprio attraverso la prevenzione correggere un po' questo trend negativo. Un'auto bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello, salvataggi in extremis della polizia, è caduto a Vigevano, una donna avrebbe tentato di attraversare il passaggio a livello di Viale Matteotti alla guida della sua auto mentre stavano probabilmente già scendendo le sbarre, rimasta incastrata dalla paura al panico, avrebbe tentato di fare manovra senza successo, nel frattempo per sua fortuna è arrivata in zona una volante della polizia di Stato che hanno fatto scendere la donna e spostato rapidamente la vettura, è caduta a Vigevano, la foto che vedete è tratta da Inforete. L'omicidio stradale è stata approvata la legge, lo sapete, abbiamo raccolto la reazione dell'associazione del nostro territorio familiari vittime della strada. C'era stato un momento dove non tanto tempo fa pensavate che si arrivasse a un nuovo rinvio? Ma già anche ieri mattina non c'era il numero legale per poter fare questa firma. Poi nel pomeriggio si sono messi, penso, una mano sulla coscienza e alcuni non sono usciti, non hanno votato, però c'è stato il numero. Sono 6 anni che lo aspettavamo. Diciamo, per noi no, nella nostra famiglia no, però per un domani, per i ragazzi, per altre persone che vengono uccise sulle nostre strade, devono avere giustizia. Io penso non serve tutti gli anni di galera, le persone devono sapere quello che hanno fatto, pensare e magari mandarli a espiare la loro pena con dei servizi sociali. Io dico anche, visto dove c'è mio figlio, è un cimitero grande, tenuto malissimo. Non voglio dire dov'è, ma è ad Abbiategrasso. Quindi è stato lasciato andare allo sbando questo cimitero. Queste persone, mandiamole a fare questi servizi sociali, in primis. E poi mandiamoli nei centri di riabilitazione, dove ci sono ragazzi che sono stati messi in un letto
e non potranno più camminare. Quindi diamogli una mano a queste persone, anche perché se no li facciamo andare in galera, paghiamo ancora noi. Qualche anno fa, quando partì l'iniziativa a Mortara di ricordare le vittime della strada in occasione della giornata nazionale per le vittime della strada attraverso le croci, che all'inizio era una croce sola in piazza del teatro, e io mi ricordo che tu mi dicesti: faccio fatica a trovare persone che mi diano le foto dei loro cari che sono morti in incidente stradale perché si vergognano. Non ringrazierò mai abbastanza l'amministrazione comunale di Mortara, il sindaco Facchinotti, l'assessore Marco Vecchio, che nel 2008 ci hanno dato la possibilità, il 23 febbraio del 2008, di mettere una stele anche a ricordo delle vittime della strada, e da lì è partito tutto. Quest'anno penso che con la collaborazione anche dei carabinieri in congedo di Mortara, si sono già messi in contatto, vogliono fare una bella manifestazione a novembre. Speriamo che ci sia affluenza e speriamo che siano foto vecchie, non voglio più vedere foto nuove. Preoccupa Torrazza Coste il progetto, l'ipotesi di una nuova cava d'argilla. Ermanno Bidone. Il comune dice no a un'altra cava di argilla sul territorio. Problemi paesaggistici, ambientali e non da ultimo il fatto che negli ultimi 40 anni Torrazza Coste, come usa dire il sindaco, ha già fatto la sua parte. Ci poniamo questo impianto perché prima di tutto è una zona vicino al paese, e siamo a 150-200 metri dalle abitazioni. C'è il rio Fossagasso, che è un rio che è vincolato ai sensi di legge. All'interno, pure nelle vicinanze del lato 22, c'è una cascina di grande interesse storico. Poi la nostra intenzione è anche quello di tracciare un percorso ciclopedonabile proprio che congiunga le nostre aziende, le Leroy Merlin, l'Iper, alla Greenway che c'è esistente sulla Milano Salice. Noi come comune abbiamo già dato il nostro contributo per quanto riguarda le escavazioni. Si sta estraendo attualmente e si andrà avanti fino al 2020, quindi l'azienda ha tutto il tempo necessario per trovare degli altri siti produttivi, e nello stesso tempo negli anni 70, 80, 90 non c'ero io, c'era l'amministrazione che governava a quel tempo, che ha dato la possibilità di scavare per circa 20-25 anni. Quindi diciamo che noi, il nostro compito come comuni Torrazza Coste su questo settore è stato dato ampiamente. Il progetto di escavazione proposto dalla ditta Monier, multinazionale specializzata nelle coperture dei fabbricati con tegole, incotto e altri materiali, prevede l'asportazione di circa 250.000 metri cubi di argilla in 10 anni. Lo scavo avrebbe una profondità media di 2 metri rispetto al piano attuale. L'incontro tenutosi mercoledì sera per informare la cittadinanza del progetto ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone. Abbiamo ritenuto di portare all'attenzione dei cittadini questo fatto, che secondo me è qualcosa di importante che riguarda il nostro territorio. Da ieri sera abbiamo potuto constatare che diciamo tutta la popolazione di Torrazza è contraria. Pavia Calcio, entro l'estate il progetto del nuovo stadio. La Serie B da conquistare sul campo ed un nuovo stadio da costruire, dribblando le consuete lungaggini della burocrazia. Due campionati distinti che il Pavia Calcio sta tentando di vincere attraverso un paziente lavoro quotidiano. In entrambi i casi, il mese di giugno potrebbe essere un crocevia fondamentale della stagione, sportivo con i play-off e di pianificazione futura con la presentazione del progetto del nuovo stadio. La dirigenza azzurra al lavoro per consegnare all'amministrazione comunale l'idea, almeno sulla carta, del Fortunati 2.0 per l'inizio dell'estate. La volontà della società, come ribadito a più riprese, è di ristrutturare l'attuale impianto di Via Alzaia per renderlo al passo con i tempi e fruibile a 360 gradi. La sistemazione della sala stampa e dello skybox nei mesi scorsi sono stati solo i primi passi verso un restyling che dovrà essere totale. Si lavora dunque in prospettiva, ma anche sull'immediato. In questi giorni la dirigenza del Pavia Calcio ha incontrato il sindaco De Paoli, l'assessore allo sport Lazzari e Fabio Castagna, che detiene le deleghe al patrimonio. Sul tavolo di discussione la modifica della convenzione, in scadenza comunque nel 2019, tra l'amministrazione comunale ed il Pavia Calcio. Si tratta in pratica dell'accordo che consente alla società di intervenire all'interno dell'impianto con piccole opere di miglioria.
ma la partita grossa si giocherà sul nuovo impianto. Punta in alto Mister Zu, la Serie B da conquistare sul campo innanzitutto ed il progetto del Fortunati 2.0 da consegnare al comune nel giro di 3 mesi. Sarà un giugno decisivo in via Alzaia, il campionato da vincere e la nuova casa del club da trasformare da sogno in realtà. Rimaniamo a Pavia. Nelle scorse ore un evento speciale al Policlinico San Matteo nel reparto di rianimazione. Che cosa è successo? Il matrimonio di un paziente con la sua compagna. Dovevano sposarsi, poi lui ha avuto un infarto. Quando si è ripreso ha deciso che avrebbe sposato la propria compagna lì in ospedale dove ha lottato per la vita. E così è stato. Il segretario comunale di Pavia e la funzionaria dell'ufficio di Stato Civile sono saliti al quarto piano, hanno celebrato le nozze. Grande emozione anche per il personale ospedaliero. Gli autori del quotidiano online Lercio, che hanno rivoluzionato la satira trasformando la bufala in genere letterario, hanno fatto tappa a Pavia. Ladro riesce ad entrare in 800 appartamenti presentandosi al citofono come io. Allora, Lercio è nata in realtà non con Lercio, perché Lercio nasce nel 2013. E il gruppo di autori di Lercio si è conosciuto molto prima, nel 2009, grazie a Daniele Luttazzi. Abbiamo cominciato una collaborazione col suo blog, aveva aperto questa esperienza, si chiamava La Palestra, questo spazio che dava posto a amatori di scrivere battute sui fatti del giorno. E tutti quelli che ora scrivono su Lercio si sono conosciuti lì, in realtà prima come nomi su uno schermo di un computer e poi come persone fisiche, inframmezzate le due esperienze da un blog che è ancora attivo e si chiama Acido Lattico, ma nessuno lo guarda, per cui guardatelo. Guardate. Tenta di emulare il suo idolo Valentino Rossi, 15enne accusato di evasione fiscale. Tra l'altro c'è un altro blog, c'è un'altra pagina su Facebook che si chiama Ma non è Lercio, perché alle volte insomma i titoli di giornali superano la fantasia dei comici. Sì, no, non siamo noi, ci tengo a dirlo, però sì, c'è questa pagina perché è emerso anche grazie a noi questo piaga del giornalismo italiano che evidentemente molto vicino ai nostri titoli. Dopo lo vedrete, poi dal vivo faremo qualcosa di simile. Avete preparato qualcosa già questa sera? Abbiamo preparato qualcosa per mettere in mostra l'ambiguità tra noi, la similitudine tra noi e il giornalismo reale. Avete preparato l'ultima domanda? Avete preparato qualche battuta anche su Pavia? La conoscete un po'? No, Pavia la conosco, non abbiamo nulla, però ci lavoreremo, dobbiamo lavorarci su Pavia. Passiamo alla prossima, questa è abbastanza recente. L'Accademia della Crusca approva l'aggettivo Bertolaso per indicare le cose fatte a cazzo di cane. E noi ci fermiamo per 2 minuti e ripartiamo subito dopo. Pavia Italia, riprendiamo con lo sport. Parla il capitano del Pavia Calcio e dice: guai a sottovalutare la Gianna Erminio. Cesare De Giorgi. Tutto sommato, guardando il calendario delle prossime gare, tra Gianna, Padova e Renate, sembra ancora avversaria assolutamente alla portata degli azzurri. Io non lo so, non sono d'accordo, perché è un campionato che ci ha insegnato che può succedere qualsiasi cosa tutte le domeniche, perché l'Alessandria ha perso punti più con le squadre di bassa classifica. Noi la vittoria più brutta abbiamo fatto in casa è stata contro il Lumezzane. Bassano va a vincere l'Alessandria, quindi secondo me non esistono partite scontate. I cambiamenti a gennaio sono stati tanti e come in estate, insomma, le squadre hanno bisogno del ritiro, delle amichevoli, della Coppa Italia per trovare i meccanismi giusti. Noi ci siamo dovuti arrangiare e abbiamo dovuto trovarli giocando. È chiaro che qualcosa abbiamo perso e secondo me adesso stiamo solamente trovando un pochino l'amalgama. Ci conosciamo meglio e ci alleniamo, insomma, io credo che sia fondamentale per le squadre stare insieme. Io credo che ci siano almeno 8 squadre, perché
al di là di quelle che hai citato tu, quindi Feralpi, Pordenone, Bassano, Alessandria, che a oggi ci stanno davanti, io dico che anche dietro c'è un lotto di squadre pericolose, perché la stessa Reggiana che vince 3-0 con la Feralpi, il Sudtirol, che non dobbiamo dimenticarci che negli ultimi anni ha quasi sempre centrato l'obiettivo, la stessa Cremonese che può tornare in corsa, il Padova, a cui mancano ancora 3 scontri diretti, e può riaprirlo, insomma sono 8 squadre sostanzialmente, secondo me si giocano 2 posti. Quest'anno è vero, mi fa piacere che venga riconosciuto, ma anche l'anno scorso comunque ho fatto un campionato di livello e da quando sono tornato a Reggio probabilmente sono maturato e quindi ho messo in fila 3 campionati importanti e credo che sia dovuto a una maturazione che ho avuto magari un pochino più tardi rispetto agli altri e quindi l'accettiamo e va bene così. Mentre nei primi anni di Pavia ero il ragazzino nella parte difensiva del Pavia, adesso non sono più ragazzino, quindi uno deve cominciare anche a prendersi delle responsabilità e deve cominciare anche a essere un punto di riferimento per i compagni. Ciclismo con una storia molto bella del campione paralimpico Alessandro Carvani Minetti. Raccontaci un po' queste ultime tue imprese e gli obiettivi che hai per il futuro. Beh, è stato per me un'annata, un 2015 forse irripetibile, forse è stata anche la prima volta, l'argento all'europeo, il titolo mondiale e a novembre il record dell'ora è stato forse il coronamento dei miei sogni. Ovviamente adesso c'è da mantenere, da migliorare l'europeo e mantenere il mondiale. Quindi la preparazione è già iniziata e stiamo lavorando bene. Quante ore dedichi al giorno a queste tue imprese? Beh, almeno 2 ore al giorno, che poi possono essere 2 ore dall'allenamento singolo alle 4-5 ore. Quindi è sempre un bel impegno e tanti sacrifici. Sicuramente il fatto di mettersi in gioco, il fatto di ritornare a impadronirsi della propria vita, tornare ad essere indipendente è la cosa più bella, la cosa che più mi fa andare avanti e mi dà carica tutte le volte che metto il naso fuori di casa. Moser mi ha telefonato prima del record dell'ora, è stata una telefonata tragicomica perché io ero imbarazzato, lui parlava poco e quindi è stata un po' una telefonata comica. E ci sono tanti campioni per cui vado a seguire le geste, quindi non smetterei oggi pomeriggio di fare l'elenco di tutti i campioni. Quando è che magari ti cimenterai nuovamente in un record dell'ora? Beh, ora stiamo vedendo di far approvare la bicicletta con la protesi, il sostegno che uso io per il busto, dall'UCI, la Federazione Internazionale. Quindi una volta che sarà approvata dall'UCI vedremo di ripetere il record e sfondare il muro dei 40 di media. Ed è davvero tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento su Telepavia.